Ma ci credereste che è tornata la Honda NSX, il mito degli anni 90, quella macchina incredibile sviluppata niente po' di meno che da Ayrton Senna? Sì, è tornata, ma questa volta ibrida. Andrà forte come la sua vecchia antenata? Scopriamolo insieme. Ed eccola qui la NSX, però a differenza del precedente modello degli anni 90 che tutti ricordiamo con grande affetto anche perché fu sviluppata appunto da Ayrton Senna da Silva, questa macchina non ha soltanto un motore 3.5 V6 convenzionale alle sue spalle, ma è dotata di altri tre motori elettrici. Quindi uno è collegato direttamente all'albero motore della vettura ed eroga 58 cavalli. Mentre all'avantreno abbiamo due motori elettrici, uno per ruota, che erogano 37 cavalli ciascuno. L'elettrico da 58 cavalli serve a spingere la macchina in funzione ibrida, mentre i due anteriori intervengono sull'azione della vettura stessa e quindi anche in modalità race e svolgono una funzione di torque vectoring, ovvero man mano che perde trazione l'assale posteriore e quindi 507 cavalli erogati dal V6 biturbo non vengono scaricati completamente a terra, intervengono le due motorizzazioni anteriori che ristabiliscono l'equilibrio della vettura. Una soluzione molto interessante. Così abbiamo una ibrida. Sicuramente, ma una ibrida studiata per garantire il massimo delle prestazioni. Esteticamente la NSX mi piace moltissimo perché ha delle linee tagliate, moderne, questa colorazione blu elettrico è fantastica, io se la comprassi la prenderei sicuramente di questo colore perché mi piace moltissimo, e poi ha una grande particolarità. L'aerodinamica non viene massimizzata attraverso l'impiego di spoiler o vistosi alettoni, ma è proprio l'aria che viene convogliata da tutte le feritoie anteriori e laterali della vettura che la attraversano e la schiacciano sul posteriore, dove troviamo un grosso estrattore di flusso. Quindi una linea tutto sommato pulita, ovviamente ci sono le feritoie per lasciar uscire il calore generato dai motori elettrici e dal motore endotermico, per carità, però tutta l'aerodinamica è un'aerodinamica interna e sotto il corpo della vettura, che genera una forte downforce e riesce a tenere attaccata la vettura a terra anche senza avere vistosi alettoni, grossi splitter, eccetera. Ed eccolo qui l'estrattore di flusso. Questo è un estrattore di flusso vero, non quello che vediamo sulle macchinine da 15.000 euro spacciate per super sportive. Questo profilo serve appunto a creare un effetto Venturi nella parte posteriore della macchina che permette di estrarre il flusso dell'aria che passa sotto il fondo piatto, migliorando la downforce e quindi aumentando la tenuta di strada man mano che aumenta la velocità. Tutto questo senza dover contare su profili aerodinamici molto spinti o su alettoni vistosi. Gli interni della NSX sono molto belli perché c'è alluminio, fibra di carbonio, pelle, un mix tra sportività ed eleganza che sicuramente ha fatto centro.
La cosa che mi piace di più è che non ci sono troppi fronzoli, la strumentazione non è di quelle con 10.000 quadrantini, però è facilmente leggibile, è facilmente utilizzabile, non ci sono troppi pomelli, manopole, troppi pulsanti che uno fa fatica anche ad utilizzare e a imparare. Quindi devo dire che mi soddisfa moltissimo, anche la posizione di guida con il sedile a controllo elettronico che permette di memorizzare diverse posizioni è veramente ottima, perché permette di trovare la giusta posizione di braccia e gambe con estrema facilità. È una vera fucilata, è rapido, pronto ed esegue esattamente i comandi impartiti dal pilota. I freni carboceramici sono un must per chi userà questa macchina nella guida sportiva e soprattutto in pista. Io li raccomando vivamente perché consentono di ottenere degli spazi di arresto veramente contenuti e soprattutto hanno una resistenza al fading incredibile. Sono soldi ben spesi. Il motore 3005 V6 biturbo Honda è fantastico. Agli alti regimi ha un sound meraviglioso, è in grado di raggiungere i 7500 giri e l'erogazione della potenza è lineare, ma con una progressione degna di un 400 metrista, fantastica. La trasmissione è affidata a un cambio semiautomatico doppia frizione, 9 rapporti, pensate, che è piuttosto veloce negli inserimenti, ovviamente, sia in salita che in scalata di rapporto. Il punto di forza di questa macchina è la maneggevolezza, la compattezza, che la rende simile, molto simile, a una Lotus Elise più che a una supercar. È molto pronta nell'inserimento e in uscita di curva si fa apprezzare per qualche sovrasterzo di potenza. È fantastica. .580 cavalli di potenza complessiva, 3 secondi per passare da 0 a 100, 310 km orari di velocità massima. Questi sono alcuni dei numeri da record della Honda NSX, ma se volete saperne di più vi consiglio di leggere l'articolo che uscirà su Elaborare. Ci vediamo alla prossima, ciao!